Ho raccolto con grandissimo piacere l'invito delle Zebre Rugby Club e ho così aperto la valigia dei ricordi da cui ho tirato fuori qualche maglia. Il viaggio inizia qui a Roma, a casa, sui campi dell'Acqua Cetosa, dove casa era per me la Lazio Rugby Club, divenuta in seguito Lazio Primavera, con la quale ho avuto l'onore di esordire quando le maglie erano ancora di un cotone bello spesso e pesante e con la toppa del numero cucita sulla schiena. A fianco di quei giocatori che da bambino andavo a vedere tutte le domeniche sul campo numero uno, ma soprattutto a fianco mio fratello maggiore Claudio. Facendo un salto in avanti di diversi anni, non ho scelto la canonica bianco-verde della Benetton, ma questa maglia azzurra della vittoria in Anika Cup contro gli Ospis. Senza dubbio il momento più intenso vissuto a Treviso, una partita in cui segnammo la meta della vittoria ripartendo all'ultima azione dai nostri 22 e risalendo sotto la pioggia a un campo pieno di fango e andando a marcare proprio allo scadere con Andrea Pratichetti in uno stadio molivo in fiamme. Per le Zebre lo stesso, non la bianconera, ma la prima maglia multicolor, simbolica e rappresentativa con i suoi colori di tutto quanto il movimento. Una maglia alla quale sono affettivamente molto molto legato perché è l'ultima con la quale ho giocato, proprio a Monigo e proprio contro la Benetton in una giornata, come potete immaginare, emotivamente molto speciale. Venendo poi al sogno, quello dipinto di azzurro, in realtà all'inizio era dipinto di verde. Questa è la maglia dell'Under 17, classe 84, del nostro esordio internazionale contro il Galles Aiolo. Compagno di reparto in seconda linea, Francesco Della Ceca, attuale preparatore delle Zebre. E ricordo che quando ci consegnarono le maglie rimanemmo un po' delusi, no? Questo verde ci aveva un po' così scioccato, ma ricordo poi con tantissimo affetto, no? E piacere i pochi momenti prima di entrare in campo dove in cerchio ci dicemmo che quel verde era un pezzo della nostra bandiera e dovevamo portarlo con orgoglio in campo. È divenuta poi negli anni azzurra e ho qui con me la maglia della prima vittoria all'estero della nazionale a 6 nazioni contro la Scozia nel 2007, la famosa partita delle 3 mete in 6 minuti, la prima delle quali quella di Mauro Bergamasco, noi della panchina neanche l'abbiamo potuta vedere perché stavamo dopo l'inno salendo le scale per andarci a sedere nella parte della tribuna riservata a noi giocatori. Prima di salutarci, ho fatto un salto in ufficio per farmi fare un salto negli anni 70 con la maglia di mio padre. Uno scudetto cucito in fretta e furia la sera prima della partita con la Romania, perché era previsto di giocare con la maglia bianca. A farle compagnia la maglia del mio esordio con la nazionale del 27 novembre 2004. Oggi, beh, oggi faccio parte di una grande squadra, i Romanes Wheelchair Rugby, la squadra di rugby in carrozzina della capitale. Come tutti voi faccio anche il tifoso e ci auguro di tornare presto su tutti i campi d'Italia a fare il tifo per i nostri ragazzi. Un abbraccio.